cari amici, su questo meraviglioso imbrutire, che è il bello di Roma, il bello dell'Italia, è che guarda, siamo a veramente a ottobre. Tramonti romani! Siamo a ottobre inoltrato, guardate che luminosità, guardate che colori laggiù nell'orizzonte. E non a caso qui si comanda il Papa, ma il Papa non comanda solo a Roma, capito? Quello che a noi interessa far vedere adesso è il potere del Papa, che non è cosetta da poco. Allora vi faccio vedere questo numero della Nuova Ecologia, guardate quanto è bella, e guarda di che anno è. 1994. Allora guarda che grande cosa era successa. I nuovi sindaci, pigliali uno per uno, per favore. Tutti i giovincelli, vedi? Eccoli, quanto sono belli. Allora, il marito della signora che fa la trasmissione, esattamente. Forum, esattamente. Il pomeriggio su Rete 4. Tant'è vero che si diceva Rutelli in Palombelli. Rutelli in Palombelli. Poi il caffettiere. Ecco. Quello di Trieste. Esattamente. Del can de Trieste. Esatto. Che poi piace il vino, diceva quel povero uomo che fu eliminato dalla televisione. A che si piace il caffè. Per poi fare un favore a un'altra persona. Un signore che ultimamente ha avuto un po' di guai giudiziari. Sì, signore. Un napoletano doc. Esattamente. Ma molto doc. Molto doc. Leggi bene il nome, dillo ai nostri amici. Il signor Antonio Basciami vicina con la bocca piccoli. Bassolino. E poi il signor Sansa di Genova, che è passato senza colpo ferire effettivamente. Sì. E poi c'è uno che ce lo ritroviamo ancora ben qui fra i piedi, il signor Cacciari, che dice che fa il filosofo di mestiere. Sì, ma era un bravo filosofo. Ma insomma, ha sempre avuto molti dubbi. E poi per ultimo il più grande, il più grande di tutti, è quello che ha avuto maggiori benemerenze da parte del potere. Esattamente. E è ancora lì. Anche allora lui. Facciamo un piccolo commento a questi personaggi. Il signor Orlando, nominiamolo anche lui. Esattamente. Eccoli qua, segniamo questi personaggi. Guardi qua. Che sembravano che dovevano rivoluzionare l'Italia. Beh, in un certo senso l'hanno rivoluzionato, perché guarda come ci hanno ridotto. Appunto. Nel 94 ancora eravamo la quinta potenza mondiale. Allora, facciamo un piccolo commento. Questi avrebbero dovuto risolvere una marea di problemi. In realtà non li hanno aggravati. In un modo o nell'altro tutti affidati alla Chiesa. Allora, mi pare che di Rutelli abbiamo ben poco da dire, di Rutelli. Ma comunque sia un grande industriale di grandi industrie. Sì, di grandi industriali del caffè, che non a caso ha sede a Trieste e che quindi meno male ha fatto gli affari suoi. Ma perché? Perché il caffè era, diciamo, per due secoli circa, è stata una bevanda dell'alta nobiltà. Oltretutto. E quale migliore alta nobiltà se non quella austro-ungarica? Esattamente. Allora questo dovremmo risalire. E quindi il porto di Trieste, in quanto grande, il più grande porto commerciale dell'impero austro-ungarico. A tutt'oggi nella città di Trieste si vedono dei caffè proprio, che hanno una varietà incredibile di caffè di altissima qualità. Poi abbiamo il signor Bassolino. La maggior parte del caffè tuttora oggi viene o a Trieste o a Genova. Allora, arriva. Poi abbiamo il signor Bassolino, del quale, uno che vuole interessarsi di politica e non conosce Bassolino, è inutile che perda del tempo con noi. Poi abbiamo il signor Cacciari, ricordiamoci che Cacciari è stato risucchiato letteralmente dopo la sua deludente esperienza.
questa, dopo la tua deludente esperienza di sindaco di Venezia, deludente a tutti gli effetti, perché uno da Cacciari, uomo del livello culturale, dell'intelligenza di Cacciari, era giusto aspettarsi di più, è stato risucchiato nell'ambito di Don Vergè. Oh, e con tutto quello che noi sappiamo, è inutile che stiamo dicendo. Questi sono tutti espressione del potere clericale, è lì che io voglio arrivare, cari amici. No, questo è esplicitamente clerical, mafioso, sì, giudaico, vabbè, e bilderbergiano, sì, d'accordo, eccetera, eccetera. D'accordo, però con la cappella del prete. Quest'altro invece è stato esplicitamente eletto per conto di un partito inventato dai gesuiti. Ok? Ecco, quello che mi interessava dire soprattutto oggi è proprio questa cosa qui. Detto questo, andiamo a vedere un altro punto, perché la questione è tutta qui. Dicono quelli, ma allora, come fate a dire certe cose? E noi le diciamo. Alla luce, abbiamo, non di quello che abbiamo, diciamo, la documentazione, allora, i percorsi, allora, logici che, allora, ci portano a deduzioni inoppugnabili, se non a conferme. Articolo come intitolato. Effetto Gorgoglio. Ecco, Bergogliei. No, effetto Gorgoglio. Leggiamo. Sembra un contagio. La passione per Bergoglio che sta folgorando anche tanti laici, ma in realtà sembra che una proiezione di loro, delle loro aspettative dopo gli assalti della chiesa ruiniana, o più semplicemente solo desiderio senile di tranquillità. Così, dopo l'era dei valori non negoziabili e della laicità da addomesticare in funzione dei precetti, aperture apparenti vengono scambiate per una rivoluzione. No, intanto Bergoglio, l'abbandono dei precetti, oltretutto. No, vengono scambiate, vengono proposte, l'operazione è questa. Intanto Bergoglio si gode la sua popolarità e cerca di non sbilanciarsi troppo. Per la chiesa curiale che l'ha fatto salire al soglio pontificio nella speranza di uscire da una delle più profonde crisi di consensi e credibilità che l'hanno colpita nell'ultimo secolo. Ma questo è l'ultimo gradino della degradazione, non è la soluzione Bergoglio. No, certo, però io voglio far vedere qual è l'operazione, per quello che gli interessa a noi qui, è sottolineare di che si tratta. Anche il mito che aleggia intorno a quel simbolico nome scelto, Francesco, rientra in questa politica di conquista di consensi, mentre sulla dottrina tutto è calma piatta. E qui entriamo nel merito di quello che voglio farvi vedere, la manipolazione delle menti. C'è ancora un po' di luce? Perfetto. Allora, attenzione, che voglio leggere una cosa, perché il mito di Francesco. Quale Francesco? No, perché lui si è chiamato Francesco Bergoglio. Sì, no, ma anche Francesco quell'altro. E qui lo leggiamo, se scappa un po' di luce lo leggiamo. Vai tranquillo. Il mito del poverello di Assisi, una strategia di potere. Volevo leggere proprio questo per dire, guardate cari signori, se noi o noi conosciamo la realtà del paese, abbiamo cercato di farvelo vedere coi sindaci innovativi che erano tutti più o meno prima o poi inserite nell'orbita vaticana, e qui la questione è ancora molto più profonda e molto più importante, perché questo si è chiamato Francesco per far richiamare il poverello, ma che cosa è servito il poverello? C'è scritto qui in maniera molto brillante. Come chiave di scardinamento. No. Ma siamo più o meno allo stesso discorso. Alla crisi degli ultimi anni, la Chiesa gerarchica ha dato una sua provvisoria e labile, ma comunque geniale, soluzione. Che parte da lontano,
e che paradossalmente ha nel nome stesso scelto dal Papa Francesco una potente chiave di lettura. Infatti, a parte la scelta che a Roma si definirebbe piacione, e al di là della menzione, l'intenzione stessa di Bergoglio, il nome Francesco e il riferimento al poverello d'Assisi rivelano molto di più sulle strategie ecclesiastiche dei prossimi anni. I tanti e importanti studi compiuti negli ultimi 30 anni, e ricordiamo soprattutto quelli di Giovanni Miccoli, hanno svelato come il movimento inaugurato da Francesco avesse ai suoi albori caratteristiche assai diverse e ben più radicali di quanto non fu poi quello che ricevette. Non a caso il signor Francesco d'Assisi di Bartolomeo, no, di Bernardo, è stato scomunicato 3 volte da 3 diversi papi. Esattamente, è stato tutto il discorso. Perché il discorso si... Quindi lui, Francesco, non era per il papato, era contro il papato. Esattamente, esattamente. E questo è lo stesso discorso che noi abbiamo fatto più volte nell'operazione che fu fatta dal Bellarmino nei confronti di Galileo Galilei. Beh, Bellarmino è stato l'inquisitore chiave che ha portato lo sfacelo della comunità culturale italiana nel 600, con il Giordano Bruno, con cui non era possibile mettersi d'accordo. E poi parleremo anche di Giordano Bruno, perché in questa bellissima rivista c'è anche un bel articolo. Vai oltre, vai, segui da lì. Voglio far vedere il titolo dell'articolo, lo faremo. Storia del monumento a Giordano Bruno. Adesso proseguiamo. Allora, caratteristiche, e ben più radicale di quanto non fu poi quello che ricevette l'approvazione pontificia da parte di Onorio III nel 1223. Lui, ma anche il suo predecessore Innocenzo III, che a Francesco aveva dato un'approvazione solo orale, scelse con grande lungimiranza politica di istituzionalizzare il francescanesimo, perché aveva capito che per contrastare il fiorire di movimenti di riforma religiosa che si stavano diffondendo, occorreva imbrigliarli, esattamente come hanno fatto nel 67-68 con la rivoluzione di maggio. Chiedevano allora tempi valdesi, arnaldisti da Arnaldo da Brescia, catari, gioachimiti e patarini, e che chiedevano l'azzeramento della gerarchia e la sua sostituzione con un nuovo modello di chiesa. In alcuni casi invocavano la nullità dei sacramenti impartiti da ecclesiastici corrotti, e come lo diciamo oggi, noi questi sacramenti, qualora ci potessimo credere, perché ricordiamoci, cari amici, che amministrati da sta banda dei delinquenti, sono validi in se stessi indipendentemente della religione a cui fanno riferimento, perché basta andare a vedere, pochissimi lo sanno, io ho avuto il piacere di vedere la consacrazione di un altare di una nuova chiesa, e in una chiesa qui vicino dove abito io. Il parroco stesso mi disse, stupito, dice: no, beh, ma io ho mai visto una cosa così, perché il parroco, che era un anziano parroco, non aveva mai assistito alla consacrazione di un altare, capito? È un aspetto molto pagano, diciamo così, pagano, diciamo così, fatto da ruini. Un'apertura verso quei gruppi religiosi che, pur manifestando idee anche radicali di riforma e povertà evangelica, ritenevano però rimanere fedeli al Papa e alla gerarchia della Chiesa. Così, mentre contro gli oppositori, come i catari, contro cui fu indetta addirittura una crociata durata dal 1209 al 1229, che comportò
l'intera distruzione della Languedoc, della zona della Languedoc. La macellazione della Languedoc. Mi sembra che lì non andavano certo per il sottile. Poi andavano, si presume attorno ai 200.000 morti. Ed erano 200.000, la popolazione non c'era, no, non erano 200.000, però loro si avvalevano dal fatto che questi catari, essendo puri, si sacrificavano perché erano convinti di andare in paradiso, quindi si facevano ammazzare questi fessi, capito? Lasciamo stare. Proseguiamo se il tempo e il decoro si è rimasto. Dunque, il successivo concilio lateranense IV, oltre a legittimare gli ordini mendicanti, diede impulso alla predicazione popolare, sempre però sotto il controllo della gerarchia. Quello è il punto. Qui non si tratta, sì, vabbè, parla irriducibili, di quello che vuoi, ma io ti controllo. Esattamente, gli irriducibili li facciamo fuori. E gli altri, quelli che sono un po', come, che hanno un po' di gobbetta, sì, un po' di gobba, tipo Grillo. Esattamente. E quando, dopo la morte di Francesco, qualcuno tra i suoi seguaci si batté dentro l'ordine affinché prevalesse una lettura rigorosa e integrale delle regole, partì un rapido processo di normalizzazione terminato già tra gli anni 60 e gli anni 70 del XIII secolo sotto il generalato, vedi un po', di Bonaventura da Bagnoregio, e te lo consiglio. Bonaventura, rettore alla Sorbona, non a caso. Il capo della famiglia francescana, così come per i gesuiti ed altri ordini religiosi, si chiama generale, che arrivò a decretare la distruzione di tutte le biografie di Francesco, che sino ad allora erano circolate, e la loro sostituzione con la biografia ufficiale. Ti immagini se uscisse fuori una biografia autografica? Ti immagini se uscissero fuori dei Vangeli autentici? Ah. Vabbè, la stessa cosa, insomma. Ed è il fondatore, scritta da lui stesso, la leggenda Maior. Da allora spirituale del movimento fu progressivamente ridotta al silenzio. Vi sono ancora echi di questa durissima lotta nella commedia di Dante. Vedi come Dante è un registratore, è un coevo, l'ha vissute quelle cose, è un registratore e proprio puntuale della realtà. Ma noi l'abbiamo sociale. Detto attorno al fra il 1250 e il 1350 c'è stata la svolta epocale della nostra esistenza. Esattamente. Mentre i conventuali, che vennero così la guerra delle indulgenze e la guerra delle indulgenze è venuta in maniera più pesante dopo, certo, perché la gente che era disgustata da queste indulgenze veniva colpita la spicciolata. La guerra fra il papato e l'impero, sì, volevo dire. La peste del 1350, sì, l'avvento dei banchieri veneziani, esattamente, eccetera, eccetera, cioè tutta una serie di coinvolgimenti di cui Dante è stato quasi del tutto, perché ovviamente lui poteva dire quello che poteva trattare di quello che era passato e di quello che era coevo, il resto lo poteva ovviamente divinare. Certo. Dalla commedia di Dante, mentre i conventuali, che vennero così chiamati perché sostenevano che se il monaco doveva restare fedele al voto di povertà, il monastero poteva invece accumulare beni e ricchezze, e quelle diventavano egemoni. È chiaro, mi pare ovvio, con i soldi si fa tutto in questo mondo. No, ma poi gli abati sono sempre fatti su nomina, sì, quindi non è che appunto sono lasciati la loro libera scelta. Gli abati e le madri badesse, certo, se ti permetti. Certo. Non a caso
le tenutarie di bordelli sono sempre state chiamate madri badesse. Certo. E con questo arriviamo alla conclusione. Nei periodi di crisi spesso la Chiesa ha strumentalmente integrato al suo interno le istanze più accettabili che venivano da una base cattolica in pericoloso fermento, a condizione ovviamente che se fossero compatibili con le esigenze del sistema e perché purché fosse possibile narcotizzarne e depotenziarne gli aspetti più radicali. È in fondo l'obiettivo che anche questo pontificato, nel nome di Francesco ed in continuità con lui, sembra aver scelto di proseguire. E con questo io concludo. Aug stavolta, siamo perfettamente allineati fino all'ultima virgola. Esattamente, a bene, presto. Grazie mentore, grazie vate e grazie dottore. Allora, aspetta un secondo, continueremo a leggere queste strane cose e a consigliare anche la lettura di questa rivista. Non si vede più. Vedi se sotto riesci a leggere qualcosa? Il suicidio di Roma, aspetta, immigrazione, degrado morale, crisi economica con crollo l'impero, così crollo l'impero. Perfetto. Esattamente come allora. Ciao a tutti.